Questo programma è presentato da Davanje Mauri Faber. Realizza il tuo gioiello, un sogno che diventa realtà. Evolution Bikes, il centro più grande del sud Italia per gli amanti del ciclismo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti a Una vita da Miss Vesuvio. Siamo a Nola, sede della nostra finalissima 2024, ma prima di cominciare vediamo com'è andata lo scorso anno. E adesso siete pronti a conoscere le nostre Miss finaliste? Cominciamo! Ciao, mi chiamo Cira Di Lauro, ho 18 anni e mi sono diplomata quest'anno all'Istituto Tecnico Professionale Nautico di Torre del Greco. Al momento nella vita faccio la commessa in un negozio di abbigliamento. Ho molti obiettivi da raggiungere nel mio futuro. Il primo è diventare una scrittrice, scrivere molti libri di fantasy o romantici, romanzi rosa. Un altro obiettivo da raggiungere che mi piacerebbe molto è diventare una finanziera, entrare nella guardia di finanza, che è un desiderio che ho da quando sono bambina. Un'altra mia passione, oltre la lettura, è la scrittura, che grazie a Wattpad sono nate entrambe. Wattpad è un'app che ho conosciuto sopra il telefono, che appunto è in grado di far scrivere storie, libri e di leggere soprattutto molti molti libri di altre persone che magari hanno un'ispirazione e scrivono tutto ciò che vogliono. Là ho iniziato a scrivere le mie prime storie, perché è un mondo dove entri e non esci più quando ti piace, quando ti intrattieni, quindi sai che è una cosa che ti esce dal cuore, che ti esce dalla mente, quindi è un mondo tutto tuo che ti crei da sola. Nella mia famiglia siamo 5 persone, a partire da mio fratello piccolino, che ho un bellissimo rapporto con lui, è molto molto socievole, gli piace scherzare, abbiamo un bel rapporto. Mia sorella invece è più grande, di 10 mesi e mezzo, è la mia migliore amica, le voglio un sacco di bene, ci diciamo tutto e praticamente ci confidiamo su ogni cosa. Poi c'è mia mamma, con cui ha anche un bellissimo rapporto, che anche lei fortunatamente mi difende in tutto, se c'è qualcosa da dovermi nascondere me lo nasconde. E poi c'è mio padre, con cui ho un rapporto, sì, gli voglio bene, però non abbiamo tutta questa
tutta questa unione tra di noi, però comunque abbiamo un bel rapporto. Parlando del mio carattere, ho un carattere abbastanza difficile, molti pregi che ho e che sono molto buona, molto disponibile, soprattutto per le persone che non se lo meritano, però altre è una cosa che mi viene proprio spontanea, quindi una cosa che mi viene a cuore. Mi piace molto essere socievole e esprimermi alle persone in modo naturale, semplice, con sincerità. Dico sempre le cose in faccia alle persone, non mi nascondo dietro ad una maschera. Dei difetti del mio carattere, che sono spesso molto nervosa, molto, mi aiuto molto in me stessa, non parlo mai dei miei problemi con nessuno, tranne che con il mio fidanzato, che mi ascolta sempre e non mi dice mai, ha molta pazienza con me e di questo io sono tanto grata. Altri pregi del mio carattere è che sono molto molto loquace, mi piace parlare, mi piace scherzare, mi piace interagire con le persone di qualsiasi età, bambini, adulti, ragazzi della mia età. Alcuni che ritengo difetti del mio carattere sono il fatto che mi applico tanto sulle piccole cose, su qualsiasi cosa, di qualsiasi persona, anche una parola fuori posto, magari mi offendo, sono un po' permalosa e parecchio irascibile, infatti alcune volte devo contare fino a 10 prima di parlare o prima di esprimermi, perché altrimenti posso dire qualcosa che potrebbe offendere la persona con cui magari sto avendo un confronto. La mia passione per la moda è nata dal momento in cui, quando dovevo scegliere il liceo da fare, cioè le superiori, sapevo che in fondo io volessi fare arte e moda, anche se i miei genitori non me l'hanno mai lasciato fare. Ho iniziato infatti con lo scientifico, poi mi sono trasferita al nautico, quindi arte e moda è sempre stata un mio obiettivo da raggiungere, non più che altro fare la modella. A me mi è sempre piaciuto disegnare, quindi io volevo fare la stilista, volevo far ravvedere i miei capi alle persone, volevo creare un qualcosa di mio. E poi piano piano, dopo, durante le superiori, si è creata questa passione che porto avanti già da 2 anni, già da quando 2 anni fa sono entrata in finale a Miss Ondina e anche se non ho vinto niente è stata una bellissima esperienza che mi è piaciuta tantissimo. Infatti mi piace proprio stare sul palco, sfilare con i tacchi, stare in mezzo alle persone e mi piace intrattenere il momento. La passione per fare la modella appunto è nata da poco, sono 2 anni come ho detto prima, perché prima volevo fare la stilista. Non pensavo fosse una passione che mi entrasse veramente a cuore e che mi sarebbe piaciuta tanto da portarla avanti e di anche andare più in alto di quel che posso fare. Altre mie passioni che ritengo molto importanti, soprattutto per la mia cultura, è il fatto che io leggo molto, mi piace leggere, mi piace intrattenermi nel mondo della scrittura, soprattutto perché ti ritrovi in un mondo tutto tuo, senza che nessuno ti giudichi, senza che qualcuno ti guardi, quindi un mondo dove è tu e il libro, quindi è un modo di estranearmi dal mondo esterno. Ho vinto la fascia di Miss Vesuvio Kokedama Bulla, un bar che si trovava a Bulla. Cosa mi aspetto dalla finale di Miss Vesuvio 2024? Mi aspetto sicuramente di divertirmi, di fare nuove amicizie, di interagire con le altre ragazze senza invidia e senza soprattutto la gelosia che spesso c'è tra le ragazze. Vorrei soltanto divertirmi. Mi aspetto soprattutto una competizione pulita. Sarò contentissima di qualsiasi ragazza vinca la fascia di Miss Vesuvio, perché ovviamente di vincere la fascia di Miss Vesuvio, ma se così non dovesse essere sarò contenta lo stesso, perché so che mi sono divertita e so che sono stata bene. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right. Non perdetevi le altre puntate per conoscere tutte le finaliste 2024 e adesso vi lascio con la nostra rubrica di valorizzazione del territorio, Campania in pillole.
Il Cilento è un'area territoriale della provincia di Salerno, nella Campania meridionale. Il Parco Nazionale del Cilento si presenta come la meta ideale per un viaggio all'insegna della natura, della storia e del relax. Al suo interno si possono visitare i bellissimi siti archeologici di Pestum e Velia, due antiche città della Magna Grecia, e la zona archeologica di Marina di Camerota, con le sue grotte preistoriche. Non mancano centri storici antichi come Castellabate, Castel San Lorenzo, Teggiano e Agropoli, e borghi medievali come San Severino e Pisciotta. Il parco ospita anche numerose grotte e oasi di straordinaria bellezza naturale, come le grotte dei Castel Civita, un complesso di cavità carsiche, oppure le grotte di Capo Palinuro, dove milioni di anni fa le acque del mare hanno scavato le rocce calcaree creando profonde gole sottomarine, che ora sono una meta ambita per gli amanti delle immersioni.